Gioacchino, siamo con. No, no, siamo con Marcello. Siamo con Marcello De Vito. Allora, Marcello De Vito, abbiamo sentito Paolo Liguori, ha parlato di crollo. Voi preferite usare il termine calo o comunque non siete sicuramente contenti. L'analisi di questo voto. Innanzitutto buonasera a tutti. Noi pensiamo che non sia un risultato da buttare. Alle elezioni regionali che ci furono a febbraio, in un momento totalmente diverso per il Movimento 5 Stelle, qui su base romana la lista regionale prese il 16,64%, quindi calo c'è stato, ma non è così evidente. Certamente, come sentivo dire anche in studio, ha pesato l'astensione, questo -21%, quindi l'astensione ha colpito principalmente noi, anche perché i due principali partiti, ma anche l'altro competitor Marchini, hanno messo in campo una forza economica in questa campagna elettorale ed anche mediatica, visto il poco spazio che ci è stato riservato dai principali giornali romani, molto forte, e questo ha innegabilmente influito. Ecco, fra due settimane si rivota, voi avete delle indicazioni? Guardi, personalmente no, però voglio anche confrontarmi con la base del movimento, ma penso che la linea sia senz'altro questa, di non favorire né l'uno né l'altro di questi partiti che negli ultimi 20 anni, tanto a livello nazionale quanto a livello romano, hanno sia l'uno che l'altro fallito. Giacchino, avete delle domande da studio? Allarga. Ti sente? Sì, confermo. Sì, assolutamente. È colpa della Lombardi, si è perso. No, a me non piace scaricare la colpa sugli altri. Non penso che sia così, la questione è un po' più complessa, magari in questi 3 mesi a livello nazionale forse alcune cose potevano essere curate meglio, ma credo che anche la stampa e i media ci abbiano messo del loro, sicuramente un rapporto che deve essere migliorato, però mi sembra che sia messo poco in luce quanto di positivo il movimento sta attuando e cercando di fare. Rinuncia al finanziamento pubblico ai partiti, una moderazione dei costi della politica, eppure perché si parla della nostra diaria, sulla quale peraltro abbiamo rispettato gli accordi. Quindi, Robin, prego. Gestire le domande da studio che ti fanno e ne potevano sapere quello che ci siamo detti. Il patto era averti per questa cosa qui, se tu hai altri problemi, no, sei libero. Per...